Ben ritrovati a tutti con un nuovo video. Oggi sponsorizziamo un prodotto realizzato artigianalmente dal buon Nito. Pertanto direi di aprire subito il campione omaggio che mi è stato inviato, quindi un unboxing in diretta. Qua c'è tutta la descrizione che andrò ora subito a leggervi in diretta, quindi nessun montaggio. Ciao Andrea, ti mando una copia di Flair in contemporanea con l'uscita del prodotto. Quello con il mio logo e le scritte in fondo è il prodotto ufficiale, mentre l'altro era il primo prototipo. Ti ringrazio in anticipo se riesci a fare una breve video recensione. Ovviamente sì, magari mostrando quello ufficiale. Il prototipo lo puoi usare da provare e farci qualche foto filmato. Ricorda solo che fanno tanto, tanto fumo e fiamma. Quindi, innanzitutto, grazie Nito per avermi omaggiato il prodotto. Prodotto che ora cercherò di descrivere nel migliore dei modi, perché secondo me è decisamente interessante, in quanto non esiste nulla del genere sul mercato. Che cosa abbiamo, tra virgolette, abbiamo, perché mi vanto di poter dire di aver collaborato con il buon Nito alla realizzazione di questa sua idea, fornendogli alcuni dettagli. Vediamo innanzitutto che si tratta di due flare, quindi non sono fumogeni, questi fanno luce, anziché far fumo fanno luce. Avrete già visto più e più volte nei miei video, nelle mie foto, che sono solito portarmi dietro questi flare. Questo è un flare vero, ovviamente sparato, è solamente un tubo di cartone e alluminio. Io ho fornito le misure, i dettagli delle scritte al buon Nito e giustamente ha replicato il prodotto creando qualcosa al momento inesistente sul mercato. Quindi abbiamo una copia verosimile di quello che è il prodotto reale. Quindi a mio avviso è un prodotto interessante specialmente per l'ambito delle milsim e delle giocate in CQB, perché l'utilizzo nel bosco è decisamente sconsigliabile, in quanto vedremo tra poco che emette una gran fiammata e può essere pericoloso, soprattutto se usato in zone aree dove c'è del fogliame, può dare origine a incendi, quindi assolutamente sconsigliato l'utilizzo nel bosco. Penso che poter dare un tocco in più di realismo è sicuramente più bello scenicamente sia per chi gioca sia per chi partecipa ad eventi. Pertanto, per quello che costa, prezzo di lancio 6 euro è veramente interessante. Adesso poi vedremo da vicino tutti i dettagli. Questi qua sono prodotti ovviamente omologati, solamente rielaborati dal buon Nito. Abbiamo appunto queste diciture in cirillico, ovviamente tutte le iscrizioni che è a norma di legge, bla bla bla. Direi che adesso andiamo in esterna e ne accendiamo uno per vedere la funzione di questo flare. La prova di accensione. Sfiliamo il coperchietto superiore che andiamo a mettere sotto e con la capocchia è abbastanza accecante, quindi per dire, se la lanciate in una stanza la illuminate completamente, vedete? Funziona sia la torcia che come sorta di flashbang, perché se giocherete in un ambiente scuro . Ecco, vedete che ha preso fuoco,
Questo è il motivo principale per cui è assolutamente sconsigliato utilizzarlo in un bosco, perché le conseguenze potrebbero essere a dir poco catastrofiche, e mi pare evidente il perché. Quindi luce veramente intensissima, vedete che comunque permane per un bel po', perché questo è tutto cartone e prende letteralmente fuoco. Ottimo, veramente veramente un bel prodotto, sono contento di averlo provato. Ringraziando tutti voi per la visione, il carissimo Nito per avermi fatto partecipe di questo progetto ed avermi inviato questi campioni, vi ringrazio per aver visionato questo video. Se avete domande non dovete far altro che contattare il buon Nito, di sicuro saprà rispondervi. Spero che il prodotto vi interessi, perché è una cosa veramente scenica per poco prezzo, che può dare una svolta alle giocate, quel tocco di realismo e di scenicità che ogni tanto ci sta bene. Quindi se state organizzando eventi o dovete andare a partecipare a Milsim, anche solo per fare la zona atterraggio elicotteri, anziché sventagliare la bandiera per simboleggiare appunto l'utilizzo di un flare, abbiamo questa opportunità di averne uno reale, funzionante, per pochi spiccioli, secondo me dà quel tocco veramente interessante alla giocata. Grazie a tutti pertanto di aver visionato questo video e alla prossima. Ciao!